Benvenuti a tutti. Oggi parliamo delle meteorite. Qualcuno di voi ha mai visto una meteorite? Sa com'è fatta? E oggi noi vorremmo fornire brevemente gli strumenti per poter riconoscere la classe più abbondante di meteoriti che troviamo sulla Terra. Queste qui sono chiamate condriti ordinarie. Ordinarie perché sono le più comuni, condriti perché identifica la classe propria di queste oggetti. Come dicevo, sono la classe più abbondante sulla Terra. Cosa intendo per abbondanti? Che immaginiamo un 100% di oggetti che annualmente arrivano sulla Terra, queste ne rappresentano circa l'80-85%. Ogni anno questo numero varia di qualche punto percentuale, però l'ordine di grandezza è quello. Quindi, prima di poter dire che questo oggetto è un oggetto extraterrestre, cosa devo fare? Lo strumento principale che mi servirà è naturalmente lo spirito d'osservazione e anche il saper guardare con attenzione un oggetto. Cominciamo a guardarlo. Vedo che esternamente da questa parte è un po' più scuro. Cosa vuol dire che è più scuro? Che ha una struttura che lo caratterizza chiamata crosta di fusione. Questa crosta di fusione si è formata quando il campione ha attraversato l'atmosfera, è diventato incandescente e nello stato di semisolido questa crosta si è strutturata e si è formata. Però non è detto che potrebbe esserci questa crosta, perché immaginiamo che il campione nell'urto a terra si rompe e si deforma, quindi io magari poi mi trovavo ad osservare soltanto questa parte, e questa parte qui, come poi vi faremo osservare più da vicino, non ha una crosta di fusione. Quindi cosa devo fare a questo punto? Un altro strumento che mi torna molto utile è la calamita, come avremo modo di vedere anche nel video delle sideriti. Cosa faccio? Vedete? La calamita si attacca sul campione, ma la particolarità qual è? Che non si attacca in modo uniforme, ma in modo differenziato a seconda del punto in cui vado a toccare la superficie. Questo cosa vuol dire? Che all'interno c'è del materiale ferroso, ma non è distribuito in modo uniforme. E questo è un altro indizio. Però anche se io attacco il cancello di casa, una bicicletta, anche questi sono attaccati dalla calamita, ma non sono meteoriti. Quindi qual è l'ulteriore, diciamo così, strategia, cosa che posso fare? Lo devo tagliare per osservarne la struttura interna. Come posso tagliare un oggetto di questi? Bella domanda. Questo è un sasso, è molto duro, ha dei silicati al suo interno, ha delle parti metalliche, è una roccia. E quindi utilizzerò una taglierina con disco diamantato in cui ne taglierò, diciamo così, una fettina. Però se io mi trovo, diciamo, in spiaggia, a casa, in montagna e trovo un oggetto del genere, per poter osservare la struttura interna prendo un foglio di carta vetrata a grana medio grande, lo strofino sopra in questo modo finché non mi diventa piatta una superficie, diciamo, quanto una moneta da 5 centesimi, mi va più o meno un centimetro circa di diametro, e osservo la sua superficie. Cosa osserverò sulla sua superficie? Osserverò le strutture che caratterizzano questa classe di meteoriti, ovvero le condrule. Come faccio a riconoscere una condrula? Una volta tagliato il mio campione, vedrò che ci sono delle piccole strutture circolari, caratteristiche proprio, che non osserverò in nessun'altra roccia terrestre. E queste mi danno la prova che sto parlando di materiale extraterrestre. Quindi, ricapitoliamo un attimo. Abbiamo la crosta di fusione, ma potrebbe anche non esserci, o la calamita, poi al suo interno ho le condrule. Cos'altro possiamo dire su queste condrite ordinarie? Allora, oltre che essere più abbondanti, hanno una storia molto interessante. Da dove provengono? Provengono dalla fascia degli asteroidi fra Marte e Giove. E la fascia degli asteroidi è quel pianeta che, per via della gravità di Giove, non si è riuscito a strutturare. E diciamo così, la gravità di Giove l'ha strappato, facendo in modo che il pianeta non si strutturasse in modo molto, diciamo, massivo, ma si sviluppassero tanti piccoli protopianeti o grandi asteroidi. E alcuni di questi asteroidi sono riusciti poi a strutturarsi in nucleo, mantello e crosta, ma non è il caso delle condriti. Perché? Le condriti rappresentano, diciamo così, una fotografia di com'era il nostro sistema solare ai suoi albori. Parliamo di oggetti che hanno circa 4 miliardi e mezzo di anni. Qual è la loro origine? Immaginate la nube primordiale del sistema solare.
questo vorticoso girare incessante di particelle, polvere, gas interstellari, piano piano cominciano a condensare su se stessi. Mentre condensano, assumono massa, massa e poi assumono gravità. Le condrite ordinarie invece si sono fermate alla fase soltanto di condensazione, si sono addensate e fermate lì, perché non hanno avuto quella massa sufficiente per potersi sviluppare, cioè per sviluppare il protopianeta con nucleo, mantello e crosta. Quindi loro praticamente hanno inglobato la materia della nostra nebula e così si è fermata. Nel momento in cui lo apro e osservo queste costole, sto facendo un viaggio nel tempo, un viaggio che ha circa l'età del nostro sistema solare, quindi parliamo di 4 miliardi e mezzo di anni. Dopodiché, un'altra cosa interessante è che molte di queste condriti possono essere anche classificate in base alla quantità di ferro che contengono all'interno. Abbiamo una classificazione in H, L ed LL, in cui queste tre lettere si riferiscono alle parole inglese high, low e low low, quindi alto, basso e basso basso, diciamo molto basso per italianizzare di più. La quantità di ferro quindi oscilla circa tra una quantità del, diciamo sulla L, 18-20%, fino ad arrivare a un massimo del 30% sulle H. Nello specifico questa che io ho in mano, vedete la calamita come vi facevo vedere prima, attacca, non attacca benissimo, quindi io questa qui la classifico come una, questa è una L sicuramente, non è una I, non è un'alta quantità di ferro, però c'è una buona quantità di ferro. Poi ci sono anche step successivi di classificazione, per brevità ve ne dico qualcuno, in base al grado di shock che subiscono nell'attraversamento dell'atmosfera, in base alla quantità di ruggine, il rust come la chiama. Se ci fate caso, questo campione qui, poi dopo lo vedremo più da vicino, ha delle zone di ruggine. Cosa accade in alcuni casi con questa ruggine? Che immaginate che atterri nel deserto, dove principalmente troviamo questi meteoriti. Diciamo, si trovano anche nelle zone non antropizzate, ma dopo ne parleremo meglio. Torniamo alla nostra ruggine. Questa ruggine cosa fa? Si mette sul campione, diciamo principalmente è l'acqua che fa formare la ruggine aggredendo il ferro contenuto in questo campione. L'acqua si insinua nelle fessure, gonfia, quindi creando la ruggine, e spacca questi campioni. Cosa che non sempre ci permette di trovarli integri, che vuol dire che la ruggine a volte questi campioni li frantuma completamente. Questo è uno degli altri motivi per cui la crosta di fusione può non essere sempre presente, perché viene frantumata nel corso anche dei secoli, perché immaginate che alcuni di questi meteoriti sono cascati sulla Terra migliaia di anni fa, sono state girate e rigirate magari nelle dune del deserto finché non sono state scoperte e portate a noi. Quindi la ruggine, quindi l'acqua, l'aggressione degli agenti atmosferici ha un impatto importante per far raggiungere questi campioni fino a noi. Ma torniamo alla classificazione, quindi abbiamo H, L ed L ed L. Poi abbiamo anche delle altre sottoclassificazioni. Per esempio esistono anche le condriti carbonacee. Vi do adesso un breve accenno, poi ne parleremo magari più avanti. Cos'è una condrite carbonacea? Beh, io quello che chiedo spesso ai ragazzi è: voi mangiate carbonio la mattina? C'è chi dice sì, c'è chi dice no, c'è chi dice non lo so. Allora, sì, noi mangiamo carbonio la mattina e lo zucchero, il glucosio che spesso si mette nel latte, è presente nelle merendine, nello spuntino mattutino. Alcune condriti carbonacee sono molto interessanti. Qual è l'origine delle condriti carbonacee? Allora, la maggior parte delle condriti carbonacee hanno un'età che non è, diciamo così, è più vecchia di questa. Queste hanno circa 4 miliardi di anni. Le condriti carbonacee, alcune sono contemporanee alla nascita del nostro sistema solare. Carbonacee perché? E qui viene il bello, con la parola carbonio, perché al loro interno sono state trovate delle tracce di protoaminoacidi, composti dell'acqua e minerali che al loro interno includono l'acqua. La meteorite carbonacea più importante è il meteorite di Allende o Allende, che è cascata è atterrata in un paese molto, in una zona molto difficile da scordare, perché si chiama Chihuahua.
sfido chiunque a dimenticarsi questo nome. E quello è uno tra i meteoriti più importanti. Pensate che questa meteorite carbonacea è cascata nel 1969, quando ci fu casualmente l'allunaggio dell'uomo sulla Luna. Fu un evento fortunato perché in quel momento è stato uno dei campioni più studiati nell'ambito della storia mondiale. È stato fatto tutto: analisi a raggi X, microsonda, è stato tagliato, affettato, sbriciolato, tutto quello che possiate immaginare di fare a una roccia, a questo campione gli è stato fatto. E quindi le condriti carbonacee sono molto importanti proprio perché contengono il carbonio al loro interno. E ricapitoliamo un attimo allora, per tornare a noi. Io sto camminando sulla spiaggia, inciampo, vedo una bella pietra e dico: secondo me questo è un meteorite. Che cosa devo fare? Vi ricordate? La crosta di fusione, questa qui, questa piccola buccetta nera. Potrebbe non esserci, lo devo tagliare, però prima osservo con la calamita come si attacca. E quindi queste cose sono le cose più importanti. C'è anche un piccolo esperimento che si può fare a casa per trovare a casa delle piccole meteorite. E cosa si fa? Quando è tanto tempo che non piove, si prende una bella calamita, come questa qua che usiamo noi, però è un po' schermata, una calamita homemade, insomma, non è stata acquistata, ma è stata riciclata. Si prende una calamita come questa, si ingloba con della plastica sopra, se ne avete due o più è ancora meglio, si mette nell'acqua di scarico piovana, dopodiché dopo qualche giorno si va a raccogliere e al microscopio probabilmente, molto probabilmente, dopo che tanti giorni che non piove, si trovano dei microgranuli. Questi microgranuli non sono altro che delle meteoriti, micrometeoriti, rimaste in sospensione nell'atmosfera. Voi immaginate un meteorite a terra, attraversa l'atmosfera in questo modo, comincia a diventare incandescente, immaginate diventa incandescente con l'attrito nei confronti dell'atmosfera, che succede? Si polverizza a un certo punto. Perché? Se a terra, tangenzialmente alla terra, abbiamo possibilità, perché diciamo così è un angolo d'atterraggio dolce, ma se a terra perpendicolare, l'attrito sarà talmente elevato da far esplodere il campione. Che succede a questo punto? Verrà polverizzato nella parte alta dell'atmosfera e rimarranno in sospensione queste particelle. Alcune cadranno prima, alcune cadranno dopo. Pensate che la polvere del Sahara arriva fino a noi e rimane in sospensione per diversi giorni. La stessa cosa quindi vale per queste meteoriti, solo che rimangono in sospensione anche le particelle metalliche, che sono le più facili da trovare e da rintracciare con questo sistema della calamita. Cos'altro vi posso dire su questi campioni? Adesso parliamo un attimo dei metodi di conservazione di queste nostre fettine di meteorite. Come possiamo conservarle? Allora, banalmente sono assimilabili a una fettina di roccia. Come possiamo trovarla sulla terra, simile insomma. Come conserviamo una roccia? Abbiamo diversi sistemi. La prima cosa da considerare è che qui ci sono delle inclusioni metalliche, quindi le inclusioni metalliche si arrugginiranno per prima, e anche dall'aria stessa contenuta nell'umidità atmosferica. Come facciamo? Ci possiamo passare sopra con una vernice trasparente, però quella vernice nel tempo tende a spellicolare e quindi dobbiamo riscartavetrare nuovamente tutta la superficie e prepararla. E l'altra soluzione è quella di impregnarla con un olio non particolarmente specifico, ma un olio minerale ad alta densità, ad alta viscosità. E questo olio lo andremo a stendere su tutta la superficie in modo circolare, così finché non avremo coperto tutta quanta la nostra fettina da ambo i parti. Però anche qui l'olio poi col passare del tempo andrà diciamo rinvigorito, ringiovanito. Cosa faremo? Lo puliremo e ce lo rimetteremo da capo. Un'altra possibilità di conservazione delle meteoriti è quella di includerle in della resina epossidica. È una cosa un po' a rischio, perché poi se il nostro campione comincerà a deteriorarsi, però non avremo modo di poterlo recuperare. Immaginiamo che se all'interno ci sia rimasta dell'acqua o dell'umidità, lo incapsuliamo in una resina epossidica, il processo di ruggine sarà irrecuperabile perché non potremo accedere alla manutenzione. Altri campioni vengono conservati sotto vuoto statico. Che significa? Vengono messi in un contenitore, viene creato il vuoto e questo vuoto poi viene controllato periodicamente. Questo è uno tra i modi in cui vengono conservati i meteoriti nei musei.
vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo di andare a guardare anche gli altri video sulle sideriti, sulle curiosità e le altre informazioni dei meteoriti. Vi ringrazio.